disperazione ed un fuggi-fuggi generale tra gli abitanti, ma soprattutto tanto inquinamento, il tutto durato 10 ore. Tutto questo ha avuto inizio 45 minuti dopo la mezzanotte, quando un grosso incendio si è alzato all'interno della raffineria mediterranea SPA di Milano. Buongiorno a tutti. Queste immagini che abbiamo appena visto sicuramente saranno ancora impresse nei nostri ricordi, nella nostra mente. Quale impatto ambientale e sanitario ha prodotto l'incendio del serbatoio TK513 della raffineria di Milazzo il 27 settembre 2014? Sorveglianza epidemiologica e ambientale in collaborazione con i cittadini nell'area ad elevato rischio di crisi ambientale Milazzo Valle del Mela. Questo è l'oggetto di questo incontro pubblico di oggi. L'iniziativa parte da 3 comuni, il comune di San Pierniceto, di Santa Lucia del Mela e di Monforte San Giorgio, che hanno deciso di affidarsi al professor Annibale Biggeri, ordinario presso l'Università degli Studi di Firenze, presidente di Epidemiologia e Prevenzione, una società no profit. Il professor Annibale Biggeri è conosciuto sul nostro territorio per quel grandioso studio fatto con l'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla salute respiratoria dei bambini. Oggi, in collaborazione col Comune di Milazzo, mi sento di ringraziare il sindaco, l'avvocato Giovanni Formica e tutta l'amministrazione comunale, l'indagine condotta dal professore Biggeri, i risultati verranno resi noti. Oltre all'impatto, il professore Biggeri parlerà anche della centralina dei cittadini. La centralina voluta da padre Peppe Trifirò, che è il faro della lotta ambientalista sul territorio, della lotta per la difesa dell'ambiente, della salute dei cittadini, che lotta da 40 anni per difendere tutti noi. Quindi padre Peppe Trifirò, la parrocchia della Maria Santissima della Catena di Archi, insieme al coordinamento ambientale che mi onoro di rappresentare, hanno deciso di affittare una centralina per monitorare le polveri sottili. Questa centralina è collocata sul campanile della chiesa di Archi e oggi il professore Biggeri ci parlerà anche di un anno di rilevamenti di questi dati. Ho l'onore inoltre di avere qui al tavolo il dottor Pasquale Andaloro, focal point, il punto di riferimento
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sul territorio. Questo è un incontro scientifico, tecnico, che finalmente farà luce su diverse questioni che da un anno a questa parte vengono dibattute in diverse sedi. Adesso passo la parola all'assessore Maisano. Volevo intanto ringraziare comunque i dirigenti scolastici dell'Istituto Tecnico Leonardo da Vinci, la preside del Liceo Gottuso, per aver accolto l'invito dell'amministrazione comunale di Milazzo per partecipare a questo incontro. Quindi ringrazio il dirigente, i docenti, gli studenti. Ringrazio tutti quelli che hanno collaborato, come il service di Davide Bisazza, alla realizzazione di questo evento, i dipendenti comunali. Passo la parola all'assessore alle politiche ambientali della città di Milazzo, Damiano Maisano, per il saluto istituzionale. Grazie a tutti. Devo fare un particolare ringraziamento a tutti gli intervenuti e porto i saluti del nostro sindaco che per impegni istituzionali improrogabili è in questo momento a Palermo. Che dire, ricordare il 27 settembre 2014 ancora sotto gli occhi di tutti noi. Speriamo e ci auguriamo tutti quanti che questi episodi non accadano mai più, perché dobbiamo respirare aria pulita, dobbiamo sapere la verità su tutto. Grazie. Passo la parola al sindaco del comune di Terniceto, dottor Luigi Calderone. Buongiorno a tutti. L'amministrazione comunale di San Terniceto si è interessata al problema ambientale del territorio sin dal primo giorno dell'insediamento. La difesa della salute dei cittadini e dell'ambiente rappresentano il primo punto della nostra agenda politica. Come medico e come sindaco ho il dovere di tutelare con tutti i mezzi a mia disposizione la salute dell'intera collettività. In 3 anni di mandato abbiamo messo in campo diverse azioni concrete. L'incendio che si è sviluppato il 27 settembre del 2014 all'interno della raffineria di Milazzo ha destato molta preoccupazione fra i cittadini, anche per le conseguenze sanitarie ed ambientali. Insieme ai comuni di Santa Lucia del Mela e Monforte San Giorgio abbiamo deciso di affidarci al professor Annibale Biggeri, docente presso l'Università degli Studi di Firenze e presidente della società non profit Epidemiologia e Prevenzione, per conoscere gli impatti ambientali e sanitari prodotti dall'incendio del serbatoio TK513. Abbiamo chiesto il supporto tecnico e scientifico del professore Biggeri non solo per la sua comprovata esperienza nel campo epidemiologico, ma anche perché ha condotto uno studio sulla salute respiratoria dei bambini nell'area ad elevato rischio di crisi ambientale Milazzo, Valle del Mela. Di conseguenza conosce nei dettagli le criticità del territorio. Sono sempre più convinto che la via d'uscita di questa situazione di emergenza ambientale e sanitaria debba passare attraverso le bonifiche e il risanamento dell'intero comprensorio, oltre alla totale applicazione nel rispetto della legge vigente. L'industria pesante, che negli anni ha impedito uno sviluppo sostenibile del territorio, oltre a creare impatti negativi, penso sia destinata a scomparire, e le istituzioni tutte, di ogni ordine e grado, debbono iniziare a lavorare seriamente, senza altri scopi, per ridisegnare il futuro del comprensorio. Ritengo che già siano state gettate le basi, infatti lo dimostra che 17 comuni si sono espressi contro la realizzazione del termovalorizzatore presso la centrale di Pavel di San Filippo del Mela, un risultato storico per il territorio. Il percorso sarà lungo e tortuoso, ma con un
con un'effettiva collaborazione di tutti i soggetti coinvolti nella problematica ambientale, sono certo che questo territorio uscirà dal tunnel dell'inquinamento e finalmente arriverà la luce che merita dopo tanti anni di industrializzazione pesante. Grazie. Passo la parola al sindaco di Santa Lucia del Mela, geometra Antonino Campo. Grazie. Buongiorno a tutti. Ringrazio il comune di Milazzo per averci oggi ospitato qua e per la collaborazione che ci ha fornito. Oggi, quando Santa Lucia, il professore Piggeri, poco fa, ha presentato lo studio e del comune che l'abbiamo commissionato, quello che ho stamattina, questo è uno studio che serve a tutto il comprensorio, uno studio che non è contro qualcosa, ma è uno studio per avere una visione chiara di quello che è successo dopo l'incendio e anche di quello che c'è nel nostro comprensorio. Quindi non è contro l'ARPA o contro qualche altra istituzione, ma è anzi, come diceva anche il professore Piggeri, e come succede anche in altre regioni, sono delle cose complementari che vanno, diciamo, condivise. Noi non sto a elencare le attività che noi abbiamo fatto in campo ambientale e non contro le industrie, ma anche su insediamenti, su questioni che ricadono nel mio comprensorio, perché è facile dire noi siamo ambientalisti, però perché nel mio territorio non ci sono industrie. Credo che se c'è inquinamento, l'inquinamento che c'è è tutto un comprensorio e non di un singolo comune. Noi abbiamo fatto delle azioni anche con interessando la magistratura per quanto riguarda l'inquinamento di polvere sottile che ci sono nei nostri torrenti, che provengono anche dalle cave, che ci sono anche sentenze di primo grado che condannano queste industrie. E a tante altre cose interessando la procura, quando ci sono le fognature del comune che riversano nel torrente, perché il piano fognario regionale e tutto quello che comporta queste cose sono completamente bloccate. Io su queste cose ho scritto alla Procura della Repubblica di Bragione. Dico, questo è nelle premesse. Quindi questo studio è uno studio che ci fa una fotografia di quella che è la situazione subito dopo l'incendio e della situazione che noi, con la centralina che è stata messa ad archi, c'è stato un monitoraggio che dura quasi un anno. Quindi noi ci siamo sempre fatti promotore affinché gli organi istituzionali proposti potenziassero o riattivassero le centraline che ci sono sul monitoraggio, sul nostro comprensorio e su quelle di Santa Lucia in modo particolare, perché è sul nostro territorio, però purtroppo una volta per mancanza di fondi, una volta per ritardi burocratici, ancora oggi non sono attivate. Quindi io ritengo che sia giusto lasciare del tempo al professore Piggeri per illustrare lo studio che lui ha fatto e che ringrazio per la sua puntualità nel consegnarci questo lavoro. Ripeto, un lavoro che magari per i comuni ha un costo eccessivo, però a livello in una politica ambientale comprensionale e in un piano ambientale regionale, 7.500 euro di uno studio non sono niente. Quindi grazie ancora e buon proseguimento. Passo la parola al dottor Giuseppe Canistra, sindaco di Monforte San Giorgio. Salve a tutti, un ringraziamento naturalmente al Comune di Milazzo che ospita questa presentazione, un ringraziamento naturalmente al professore Piggeri, al dottor Andaloro, a Peppe Maimone, ai sindaci e alle amministrazioni qui intervenute e naturalmente un saluto alle scuole. Se non sbaglio, Peppe, c'è un liceo artistico di Milazzo e il commerciale. Ed è naturalmente a voi in particolare che mi rivolgo, perché questa giornata sia una giornata che abbia anche una valenza costruttiva alla luce di questo lavoro che queste tre amministrazioni, San Pierniceto, Santa Lucia e Monforte San Giorgio, hanno commissionato dopo quello che è accaduto l'anno scorso alla raffineria di Milazzo. Ma più che altro siamo qui per portare l'attenzione, come dicevano prima il sindaco Calderone e il sindaco Campo, sulla questione ambientale che riguarda e interessa questo nostro territorio. E naturalmente il mio rivolgermi a voi
che per l'appunto in questo momento, ai ragazzi delle scuole che in questo momento assistete a questo dibattito, è una riflessione di fondo che dobbiamo fare, partendo da voi, su quello che vogliamo e vorremmo per il nostro territorio nel futuro prossimo. Cioè, siamo noi oggi a ridisegnare o a decidere il domani, e nel farlo dobbiamo partire da una consapevolezza, ed è naturalmente quella che le politiche industriali centraliste, dirigiste degli anni 50 hanno fallito. Oggi il paradigma dello sviluppo del mondo sta cambiando e i territori in particolare tornano a diventare centrali, importanti, fondamentali. La globalizzazione, ragazzi, non si può in qualche modo affrontare con vecchi paradigmi, con vecchi concetti. Nella globalizzazione i territori, le specificità dei territori tornano ad essere centrali. Per questo, disegnare un nuovo percorso di sviluppo di questo territorio è importante per garantire uno sviluppo a voi stessi innanzitutto, alle future generazioni. Tutto ciò che riguarda l'approfondimento, l'analisi di ciò che respiriamo, di ciò che insiste sul nostro territorio, è importante. Per questo la mia amministrazione, così come quella di San Perniceto, così come quella di Santa Lucia, hanno deciso di investire, non di spendere, di investire delle risorse per analizzare, approfondire quello che ciò che è avvenuto il 27 settembre del 2014 ha provocato a tutti noi. Tutti respiriamo perché l'aria è un bene di tutti, ma sappiamo realmente cosa respiriamo? Abbiamo coscienza di quali danni le industrie che insistono su questo territorio provocano all'ambiente? Allora, noi non abbiamo una visione preconcetta, perché naturalmente l'economia di un qualsiasi paese si fonda sulle industrie, si fonda sul turismo, si fonda su tante componenti. Il punto è, nel 2015, capire quale sistema produttivo può essere migliore per questo comprensorio. Come abbiamo detto, l'industrializzazione pesante ha provocato dei danni enormi. Nel 2015 assistiamo a un altro tentativo di imporre un termovalorizzatore o inceneritore nel comprensorio milazzese. Questo è un estremo tentativo, un ennesimo tentativo di rideterminare delle politiche di sviluppo sulle teste di chi vive questi territori, e ciò non è possibile, credo. Per questo dico che in un momento così delicato, alla luce di questo studio che oggi presentiamo, alla luce dei fatti che in questi mesi sono intercorsi, con la possibilità che Lady Power di San Filippo del Mela possa essere riconvertita in un termovalorizzatore, dobbiamo essere tutti con le antenne accese e capire, e soprattutto essere consapevoli di ciò che questa decisione comporterà per i prossimi anni. Quindi il miglior modo per affrontare le questioni importanti e creare un fronte comune e avere tutti consapevolezza di ciò che si sta facendo. Per questo dico informarsi, essere cittadini attenti, ma soprattutto non delegare agli altri è fondamentale, perché torno a ripetere, il futuro lo decidiamo noi e lo decidiamo quotidianamente con le nostre scelte. Quindi non puntiamo sempre il dito contro la politica come qualcosa che sia qualcosa di distaccato, di lontano da voi. La politica siete voi stessi. E naturalmente essere qui oggi è sintomatico del fatto che lo sviluppo di un territorio passa da noi. Quindi il mio invito, naturalmente, anche su queste tematiche che sono di grande attualità, è: non siate lontani da queste tematiche. Approfondite, cercateci, cercate anche la politica per capire, perché noi siamo qui per questo. E oggi questo, naturalmente, concludo per lasciare spazio naturalmente ai nostri ospiti che ci danno cose molto più interessanti e più nello specifico di quello che stiamo dicendo noi,
E quello è la riprova che questo momento è un momento di informazione dedicata soprattutto ai cittadini, quindi soprattutto a voi che sarete cittadini, siete i cittadini di oggi e di domani. Grazie. Iniziamo con le relazioni scientifiche e tecniche. Adesso la parola al professor Annibale Pigeri, ordinario di statistica medica presso l'Università degli Studi di Firenze, presidente di Epidemiologia e Prevenzione. La sua relazione si chiamerà Indagine a seguito dell'incendio del 27 settembre 2014 e il monitoraggio delle polveri fini. Grazie. Allora, nel titolo di questo convegno, di questa occasione di discussione, di presentazione di informazioni, c'è scritto chiaramente l'attività di sorveglianza con la partecipazione dei cittadini nell'area di Milazzo, della Valle del Mela. Quindi mi preme riprendere quello che dice il sindaco di Monforte rispetto alla partecipazione delle persone e al prendere in mano in qualche modo il proprio futuro. Perché dico questo? Perché l'indagine che noi abbiamo fatto è un'indagine sostanzialmente fatta con le persone, non un'indagine esterna condotta con risorse che vengono da istituzioni scientifiche o da bandi ministeriali o europei o dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come è stato in passato. È un tipo di indagine che è stata realizzata con pochissime risorse. E tre comuni si sono tassati di 2.500 euro ciascuno, con l'intervento di una società no profit, la ex cooperativa Epidemiologia e Prevenzione, fondata nel 1977 per garantire l'indipendenza della rivista che ha lo stesso nome e che è la rivista ufficiale dell'Associazione Italiana di Epidemiologia. Quindi una storia lunghissima dietro la società no profit di aiuto a tutte le istituzioni pubbliche. Sostanzialmente c'è stato un lavoro in questi anni dal 77, con allora non c'era ancora, c'erano i consorzi sociosanitari, poi le ASL, quindi la trasformazione in Italia dell'assistenza sanitaria col servizio sanitario pubblico, quindi ha affiancato questo. E dico questo anche per ricordare e chiarire subito che questo tipo di indagini fatte a basso costo, con l'utilizzo di sensori che forniscono buoni dati, ma certamente dati misurati con tecniche e con standard che non sono quelle stabilite dalle rilevazioni per i limiti di legge, hanno l'obiettivo di integrare l'informazione. Non sono indagini contro, sono indagini a integrazione e a supporto di quello che le strutture pubbliche hanno compito di eseguire. Allora, cosa è successo? Si può mettere a schermo? È già a schermo pieno questo? Cosa è successo? Noi siamo arrivati praticamente il sesto giorno all'incirca dall'incendio e con le previsioni meteorologiche che prevedevano la pioggia nella notte tra il giovedì e venerdì, quindi abbiamo dovuto in qualche modo improvvisare un'indagine il più rapidamente possibile e con quello che era a disposizione per cercare di avere un'idea se ci sono state delle ricadute di sostanze pericolose e dove ci sono state. E l'idea è stata quella di in qualche modo sfruttare una rilevazione economica,
con un panno di carta, tipo lo Scottex, che ciascun volontario, ciascun cittadino che voleva partecipare all'indagine poteva eseguire, quindi strofinando una superficie piana esterna all'abitazione, pavimento di una terrazza, la soglia di una finestra, e conservando il frigorifero in una busta di plastica questo panno di carta. L'istruzione prevedeva anche il bianco, cioè noi volevamo una coppia di panni di carta, uno conservato in frigorifero così com'è, appena staccato dalla confezione di questi panni, e il secondo invece a seguito della operazione di pulizia sulla superficie esterna. Complessivamente abbiamo raccolto 47 coppie di campioni provenienti da edifici distribuiti nel territorio del comune di Milazzo, in vari comuni, diciamo in un raggio di circa 10 km rispetto al serbatoio andato a fuoco. E le ristrettezze economiche, ma anche la quantità di materiale, di polvere che può essere raccolto con questa modalità, rendono impossibile la determinazione di ciascuna coppia singolarmente. Quindi abbiamo deciso di aggregarli a priori in quattro zone. Rispetto, diciamo, al serbatoio, la zona centrale è sostanzialmente costituita dalla frazione di Archi, la zona ovest, che comprende le direttrici verso Milazzo, la zona sud, che va da Santa Lucia a Pace del Mela fino a San Pierniceto, e la zona est da Giammoro e Bonforte. Si vede meglio da una diapositiva che farò vedere tra poco. Questo è l'esempio, questo è il laboratorio certificato su cui abbiamo condotto le analisi, secondo delle modalità anche queste certificate e standardizzate. Questo è un esempio della due coppie di queste, una coppia di questi Scottex. Ecco, questi sono i campioni, per avere un'idea da dove provengono. La zona est è Monforte, Giammoro, San Martino, Venetico, Valdina e Torregrotta. Noi non possiamo distinguere questi. Quello che otteniamo è una specie di media di tutti questi campioni. Per la zona sud si va da San Pierniceto, Corriolo, San Filippo, Santa Lucia, Pace, Gualtieri e Condrò. Rispettivamente sui campioni per Archi sono 6, 10 per quelli di Milazzo, 11 per la zona est e 20 per la zona sud. Questa è come grafico, vedete che fare una media di quadranti così ampi può essere discutibile, ma dà un'idea di massima di dove hanno insistito le ricadute dei fumi dell'incendio. Per Milazzo è soprattutto la zona abitata, quella da cui provengono i campioni. Qui ci sono alcuni dettagli tecnici, quindi sostanzialmente prima si fa la determinazione degli idrocarburi policiclici aromatici, che sono le sostanze che si generano dalla combustione della nafta contenuta nel serbatoio e che hanno rilevanza sanitaria per le considerazioni che farò alla fine. Dentro questa categoria di sostanze chimiche ce ne sono in particolare alcune per le quali l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito la cancerogenicità per l'uomo. Quindi questo io concluderò su una valutazione su questo. Di tutti gli IPA noi ne abbiamo misurate 22, che dovrebbero essere componenti tipici di questo gruppo. Successivamente, su quello che restava dopo aver fatto l'analisi, che consiste sostanzialmente nel misurare la quantità in termini di peso di queste sostanze, i campioni residuati sono stati analizzati rispetto a 20 metalli tipici. Cosa ci serve misurare metalli?
non è possibile avere il peso complessivo della polvere che è stata raccolta dallo Scottex, però sappiamo che c'è una certa corrispondenza con i metalli, quindi possiamo pesare i metalli e quindi fare il rapporto della quantità di idrocarburi policiclici che abbiamo misurato rispetto non al peso totale della polvere, ma al peso totale dei metalli che sono stati raccolti. Quindi se uno nella sua operazione di strofinamento del davanzale ha raccolto più polvere o meno polvere, questo ce lo dice quanti metalli sono contenuti in questo Scottex. Questa è l'operazione di normalizzazione dei dati che abbiamo condotto. Vediamo quindi ai risultati. Allora, prima parte, ovviamente diamo idea del valore assoluto. Quanti idrocarburi policiclici come peso abbiamo trovato in questi Scottex? Allora, prima cosa, la zona est presenta valori molto bassi rispetto alle altre. Quindi in quella settimana, a seguito dell'incendio, la ricaduta sulla zona est è molto limitata. E invece profili simili con quantità non trascurabili sono stati osservati per la zona centro, cioè Archi, e la zona ovest, cioè Milazzo, con eccedenze di alcuni di questi idrocarburi. Qui sono elencati fenantrene, fluorantene, pirene, benzoantracene e così via. Poi darò un elemento di interpretazione di questo. È interessante notare che nella zona sud ci sono sì eccedenze, non così forti come nella zona centro e ovest, ma anche con una profilo di idrocarburi policiclici leggermente diverso. Questo ci potrà servire come valutazione. Questo è dal punto di vista grafico, per dare un'idea, la zona est è la linea rossa, dove praticamente non abbiamo trovato queste sostanze, e invece risultano presenti sia nella zona ovest che nel centro che nella zona sud. Ora, vanno standardizzate rispetto a quanta polvere è stata raccolta strofinando, ovviamente, quindi di per sé interessa solo il profilo, dire li abbiamo trovate, queste sostanze non dovrebbero esserci, però non possiamo dire molto di più. Allora, i metalli presentano questa distribuzione, tipica della presenza dei metalli nella, si dice, nella crosta terrestre, nel suolo. Quindi la caratterizzazione dei metalli è quella che ci aspettiamo, non c'è niente di derivato dal rispetto all'industria né rispetto all'incendio. Troviamo sostanzialmente il ferro, l'alluminio e lo zinco. Vedete, le quantità sono differenti nelle diverse zone, perché è differente la quantità di polvere che è stata raccolta nell'operazione di strofinamento. Okay, quindi questa è la normalizzazione. Cosa succede dopo la normalizzazione? Possiamo confrontare meglio quelle curve, si conferma la zona est con valori molto bassi, si conferma il centro e l'ovest con profili simili e con eccedenze più alte rispetto alla zona sud, dove pur nonostante si trovano delle eccedenze, in particolare su alcuni di questi idrocarburi. Ecco qua, questa in viola è la zona sud, per la zona centro e ovest sono questa, il profilo è analogo, però compaiono questi picchi per queste due serie di idrocarburi policiclici aromatici. Commentiamolo. Allora, centro e ovest sono quindi interessate delle maggiori ricadute delle polveri. Nella miscela appaiono rappresentati composti con basso numero di anelli benzenici, 3-4, e composti a più elevato numero di anelli benzenici, 5-6. Nella zona sud ci sono ricadute, non così importanti ma ci sono presenti, costituiti da composti con numero di nuclei intermedio 4-5. Perché? Perché la modalità della combustione e il vento durante
durante quella settimana. All'inizio la combustione era con fiamme e temperature molto alte, dopo l'intervento dei vigili del fuoco che hanno raffreddato il serbatoio, le fiamme non erano più visibili, c'era un fumo denso e nero e in quella settimana il vento è andato in direzioni differenti. Quindi le differenze fra centro-ovest e sud sono legate a quando il vento ha portato i fumi a sud rispetto alle altre due zone e quando è successo questo le modalità di combustione erano leggermente diverse rispetto all'inizio. Quindi corrisponde che quello che stiamo vedendo è congruente con l'ipotesi che stiamo misurando delle ricadute dell'incendio, dei fumi dell'incendio. Scusate. Valutazione comparativa. Allora, abbiamo sfruttato una coincidenza nello stesso periodo con lo stesso laboratorio. Noi stavamo conducendo una caratterizzazione delle polveri in prossimità di una zona a elevata pressione ambientale dove è sito un impianto petrolchimico simile a questo di Milazzo, la zona di San Rocco, ovest di Cagliari. Allora, in quella zona noi abbiamo condotto una campagna di rilevamento con la determinazione degli IPA e dei metalli nel polvere. Benissimo, lì non c'è stato l'incendio. Vediamo qual è l'impatto di un polo petrolifero sulle polveri in termini di IPA e anche di metalli. Dal punto di vista qualitativo, nella composizione della miscela di IPA di San Rocco, non appaiono non rilevanti termini a basso peso molecolare e minor numero di anelli benzenici. Quindi questi potrebbero essere legati alle reazioni chimiche che si sono verificate con l'incendio, però sostanzialmente non è molto differente. Inoltre la composizione della miscela di metalli riflette la crosta terrestre, è del tutto simile a quella dei campioni di Milazzo, tranne una cosa che noi conosciamo a San Rocco, che sono la rilevanza di alcuni metalli, che altro legati al processo di catalizzazione, come il nickel. Quindi questo è il profilo dei metalli con indicato la curva in nero e San Rocco. Ecco, quindi abbiamo pensato di fare la stessa valutazione fatta per Milazzo anche con San Rocco, cioè il rapporto tra, che è scritto qui in fondo, la quantità totale di IPA diviso la somma dei metalli, zinco, ferro e alluminio, quelli che provengono dalla crosta, soprattutto ferro e alluminio. Allora, per San Rocco questo rapporto dà un valore di circa 2,8%, 3%. Per centro e ovest siamo sopra l'80-87%, a est non c'è niente, meno dell'1%, e a sud il 32%. Quindi la quantità di IPA proporzionalmente al peso delle polveri che sono presenti nei campioni che abbiamo raccolto per Archi e la zona ovest di Milazzo è di circa 30 volte quella che si trova nell'abitato di San Rocco. Per la zona sud il rapporto è di circa 10 volte. Questo è qualitativamente l'ordine di grandezza dell'importanza della ricaduta di queste sostanze inquinanti nel territorio. Veniamo agli aspetti sanitari. Qui mi richiamo alla letteratura. Ovviamente non stiamo parlando di concentrazioni nell'aria perché non potevamo avere il volume di aria su cui valutare le quantità misurate, quindi non abbiamo un riferimento con i limiti di legge. Gli aspetti sanitari sono legati alla presenza di queste sostanze. Allora, le sostanze in gioco sono queste qua,
queste sono le sostanze classificate come cancerogene. La classificazione nella categoria 2B, cancerogeno possibile, vuol dire non possiamo escludere che questa sostanza sia cancerogena, mentre per il gruppo 2A sostanzialmente siamo certi che la sostanza provoca i tumori. Come tale il livello di sicurezza, quello che si dice come misura precauzionale, dovrebbe essere zero. Allora, questi sono presenti tutti nei nostri campioni, quindi il benzo a pirene è presente in notevole quantità nelle polveri raccolte nella zona centro, ma anche nelle zone sud e ovest. Il benzo a tracene è presente in quantità significative nelle polveri raccolte nelle zone centro e ovest. Tra i cancerogeni possibili, quelli della seconda categoria, non possiamo escludere che siano cancerogeni, sono largamente rappresentati nei campioni di polveri raccolti soprattutto nelle zone ovest e centro, e uno il fenantrene, qualcosa del genere, dove sta? KJF, benzo fluorantene, anche nella zona sud. Questa è diciamo, la conclusione di questa indagine. Il problema è la domanda che sorge a questo punto a seguito di questa valutazione è: c'è stata una ricaduta di inquinanti, certamente i fumi sono ricaduti in un'area importante del territorio, che fine hanno fatto queste sostanze? Noi ci fermiamo alla raccolta della polvere sud avanzare. Dopo dove sono finite? Perché per andare poi a valutare possibili conseguenze alla salute anche a lungo termine, bisogna capire se c'è stata una contaminazione solo perché durante quella settimana sono state respirate queste polveri, o anche se è entrata nella catena alimentare. La seconda parte della mia presentazione riguarda il contorno, cosa c'è nella zona dell'area a rischio di Milazzo, Valle del Mela, normalmente al di là dell'incendio, che polveri ci sono, in che quantità. E su questo è stata messa in piedi questa centralina, questo è un sensore a basso costo che fornisce informazioni in continuo con una tecnologia laser, sostanzialmente quello attualmente installato presso la chiesa di Archi è uno strumento che è usato anche per la valutazione nei luoghi di lavoro. Noi l'abbiamo usato nell'indagine 2007-2008 mettendolo come misuratore personale nello zainetto del bambino e seguendolo per una settimana in tutti i suoi spostamenti a scuola, a casa o quando gioca fuori. E fornisce attualmente presso il sito pubblico dei dati di medie di 5 minuti, di medie orarie, di medie giornaliere, necessita di una supervisione, quindi i dati sono in tempo reale, per modo di dire, vengono aggiornati a periodi fissi, non più di una settimana. Attualmente, vedrete dalla diapositiva, abbiamo i dati del 12 di novembre. Cosa misura? Le polveri più pericolose per l'uomo, cioè quelle più fine, inferiori a 2,5 micron, che entrano direttamente nell'albero, fino in fondo all'albero respiratorio, nei alveoli polmonari e nell'organismo. Questa è un'immagine del sito, che contiene appunto molte informazioni, spiega che cosa è, come sono fatte le misure, per esempio io ho risposto a una serie di domande, chi mi assicura che queste misurazioni siano corrette, quali sono i limiti di legge, quali sono i limiti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e così via. Vi faccio vedere, siccome abbiamo ben un anno di rilevazione, qual è, questo è il dato più recente, le medie dei 5 minuti, per dire, c'è stato un picco importante l'11 novembre alle 14:25, tutti possono
controllare, queste possono servire di, anche di, per imparare di più su questi fenomeni. Nel primo anno di monitoraggio abbiamo avuto 316 medie giornaliere valide sui 365 giorni, la media complessiva è 12 microgrammi al metro cubo, il limite di legge europeo è 25, il valore di riferimento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è 10. Il limite europeo è oggetto di molta discussione e di molta critica da parte dei ricercatori di cui io faccio parte, e noi consideriamo che questo limite non tutela niente, non è un compromesso, fa perdere 2 anni di vita. E negli Stati Uniti il limite è 10, come quello che ha stabilito l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Si può anche scendere, per esempio in Canada ci sono degli stati che hanno 8 come limite di media annuale. Qui ci sono dei massimi giornalieri anche di 84. Una delle valutazioni che erano nei limiti di legge per il PM10, non per il PM2.5, perché sono tutti in revisione questi limiti dell'Unione Europea, era il numero di superamenti, di eccedenze, in questo caso le eccedenze a 25 microgrammi metro cubo giornaliero. Ne sono state riscontrate 16 a Milazzo in questo anno di rilevazione. Questo è l'andamento dei 316 valori che sono stati misurati. In rosso il limite, scusate, il limite giornaliero dell'OMS da non superare mai, 10 è il limite che l'Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia. E vabbè, questa è la situazione. Cosa ci aspettiamo? Beh, nel mondo ci sono 3 aree dove insiste questo tipo di inquinamento. Una è la Cina, dove si va su valori che superano gli 80 microgrammi metro cubo fino a 150. La seconda grande area è in Europa, e in Europa l'area più critica è la Valle Padana, dove troviamo dei valori che oscillano intorno a 40-50 microgrammi metro cubo in alcune circostanze, ma anche ora sono scesi sotto 40, dipende da che cosa, dall'andamento. La terza area sono gli Stati Uniti, in particolare nella costa orientale, con valori intorno a 30. Come sono gli andamenti annuali di queste concentrazioni? Sono fortemente stagionali, perché dipendono dalle emissioni dovute al riscaldamento domestico, al traffico autoveicolare e ancora, dove ci sono, a insediamenti industriali in prossimità delle grandi metropoli. E quando si realizza la condizione di inversione termica, non c'è vento, sono le giornate tipiche della nebbia di inverno, praticamente tutta la zona diventa come una stanza chiusa, con le finestre chiuse, non aperte, quindi gli inquinanti ristagnano. Questo accade tra dicembre, gennaio e febbraio. Quindi sono quelli i mesi critici per tutta la Val Padana, ma anche nelle altre parti del mondo dove questo fenomeno è così rilevante. Quello che colpisce a Milazzo è che non c'è un andamento stagionale, c'è un andamento mensile, dei picchi mensili, o forse a scala più lieve, però vedete, se prendete il limite, prendiamo 20 ad esempio, ce l'abbiamo il 3 novembre, il 3 dicembre, a metà gennaio, i primi di febbraio, i primi di marzo, il periodo critico dell'anno scorso di maggio-giugno, che aveva giustificato un preoccupato comunicato stampa dei 3 comuni che hanno sostenuto questo tipo di indagine, e così via. Cioè c'è un andamento che sembra dipendere sostanzialmente le emissioni di tipo industriale. Quindi qui c'è un inquinamento di questo tipo. Possiamo anche richiamare alcuni dei risultati dell'indagine del 2008. Su 100 giorni di monitoraggio delle polveri fini,
noi abbiamo 100 filtri su cui è stata fatta la determinazione dei metalli all'epoca, e c'era una composizione di metalli che aveva un tipico profilo di provenienza industriale, quindi la centralina era collocata presso la scuola media di Pace del Nero. Quindi questa è la situazione, non è una situazione, come dire, di assenza di inquinamento, una situazione tranquilla, una situazione interessante con dei picchi, questa media di 84 o vicina in questo periodo dei primi di giugno 2015 è particolarmente impressionante, tant'è vero che era stato rilasciato un preoccupato comunicato stampa. Queste sono le informazioni che siamo stati in grado di produrre con la collaborazione di tutti, degli abitanti e dei loro rappresentanti sindaci dei tre paesi, ed è un tipo di informazione che va a integrare quello che le strutture pubbliche di monitoraggio hanno compito di fare. Grazie. Ringraziamo il professor Annibale Frigeri. Abbiamo capito che si è creato l'incendio, ha creato un impatto sul territorio. Volevo annunciare che a breve, sempre grazie anche a padre Peppe di Rifirò, i cittadini, le associazioni, padre Peppe di Rifirò, arriverà una seconda centralina di monitoraggio della qualità dell'aria, una centralina di monitoraggio più completa, che stiamo cercando di avere dei dati realmente in tempo reale. Sarà cura nostra di divulgare la notizia al momento dell'installazione della centralina. Adesso passo la parola al dottor Pasquale Andaloro, focal point dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. La sua relazione ha il titolo «Dopo l'indagine dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nell'area di elevato rischio di crisi ambientale Milazzo-Valle del Mela, quali sviluppi?» Grazie, buongiorno a tutti, anzitutto. Abbiamo appreso intanto che la Cina è vicina. Allora, quello che vedete a video in questo momento è il PowerPoint, quindi la presentazione originale, che è stata effettuata in Milazzo il 30 aprile del 2009 a conclusione dello studio diventato famoso sui disturbi respiratori dei bambini nella Valle del Mela. Perché la rimandiamo oggi? Perché quei bambini che all'epoca avevano 8, 9 anni, 10 anni, adesso sono dei ragazzi, prossimamente arriveranno alla maggiore età. Per cui, alla luce anche dei dati che abbiamo visto prima, sarebbe di interesse scientifico e sociale sapere quei bambini che all'epoca abbiamo definito più sensibili, che quindi avevano dei disturbi respiratori a seguito delle emissioni in atmosfera, sapere come stanno adesso, perché è chiaro che gli adulti di oggi erano i bambini di ieri. Questo studio è stato portato, è stato reso pubblico il 30 aprile del 2009 e adesso andrò a riassumerlo, giusto perché ognuno di noi ne abbia memoria. Qual era l'obiettivo di questo studio? Di quantificare la prevalenza dei disturbi respiratori dell'infanzia nella popolazione scolastica nell'area a rischio di Milazzo, quindi nei 7 comuni del comprensorio che vanno quindi da Milazzo fino a Santa Lucia e fino a San Pierniceto. Lo studio prevedeva la distribuzione di un questionario che è stato fatto nel 2007 su tutte le famiglie dei 2500 bambini che frequentavano le scuole elementari del comprensorio. Grazie a questo questionario, che ha avuto una risposta elevatissima da parte dei genitori, sono stati individuati i bambini più sensibili, che erano
un primo gruppo di 129 e un ulteriore gruppo di 37 che erano i bambini ancora più sensibili. Su questi bambini sono state fatte misure di funzionalità respiratoria come la spirometria e è stata analizzata la metilazione del DNA. Come diceva il professore prima, i rilevatori delle polveri sottili sono stati addirittura affidati ai bambini che li hanno portati con sé a casa, a scuola, giocando in giro, passeggiando, uscendo con i genitori. Ha consentito di seguire per settimane questi bambini e vedere che tipo di vita respiratoria conducevano. Sono state effettuate ogni 15 giorni delle misure respiratorie che erano la spirometria e la rilevazione dell'ossido nitrico. Un diario veniva compilato dai genitori che registravano le crisi asmatiche. Non entro troppo nel dettaglio delle misure, ma andiamo avanti. È stato ovviamente acquisito il consenso dei genitori. I risultati quali sono stati? 2.506 bambini sono stati contattati tramite le schede. I genitori hanno risposto compilando validamente 2.244 schede, cioè quasi il 90%. Le prevalenze, cioè la percentuale dei disturbi che vedete nella tabella a sinistra indicati come sibili o asma o tosse o catarro, che è stata rilevata nella Valle del Mela, la potete confrontare con un analogo studio che si chiama Sidria, che è stato fatto nelle grandi città italiane, per intenderci quelle più inquinate tipo Roma, Torino, Milano, e vedete che i valori intesi come percentuale nella Valle del Mela sono assolutamente interessanti e ci dicono che nella nostra area esiste effettivamente una maggiore prevalenza di disturbi respiratori, definiamoli così. Con quale frequenza? Sui 168 bambini dai 6 agli 11 anni più sensibili, il 7,5% ha avuto almeno un attacco di asma nella vita, il 10,7% ha avuto un attacco di fischie sibili negli ultimi 12 mesi e il 3,7% ha avuto anche tosse e catarro negli ultimi 3 mesi. È stata analizzata anche dal punto di vista socio-economica la situazione dei genitori. Come vedete, 41% delle madri casalinghe, 88% dei padri occupati, sono valori dell'epoca. Anche il livello di studio, 38% di bambini con almeno un genitore fumatore, 12% di bambini residenti in abitazione con zona ad intenso traffico, 15% di bambini che vivevano in abitazioni con umidità o muffe. E questi valori sono stati anche chiaramente riportati nelle schede finali. E cosa dimostrano? I fattori di rischio principali. Allora, il fumo passivo aumenta la prevalenza di asma, cioè l'incidenza dell'asma, del 30-40% e sintomi infiammatori di un altro 30%. Il traffico autoveicolare intenso e il passaggio dei camion anch'esso aumenta la prevalenza. Le macchie di umidità o muffe anch'esse aumentano la prevalenza. Entriamo nella parte, diciamo, specifica di questo studio. Da novembre 2007 ad aprile 2008, quindi per 6 mesi, è stata condotta una campagna di monitoraggio della qualità dell'aria. Nei cortili di 21 scuole sono state posizionate dei rilevatori dell'inquinamento dell'aria. I puntini gialli che vedete sono i 21 punti, che coincidevano con i cortili di tutte le scuole frequentate dai bambini e interessate dallo studio. In più, un monitor per il particolato fine, che sarebbe il PM2.5 che dicevamo prima, è stato posizionato in una posizione baricentrica, che sarebbe
il cortile della scuola media di Pace del Mela, lontano da strade particolarmente trafficate. I risultati. Le aree maggiormente esposte agli inquinanti sono risultate Milazzo, la scuola Piaggia, che è qui accanto a noi, Gabbia, Giammoro e Archi, con valori di anidride solforosa a volte superiore a 20 microgrammi per metro cubo. Archi, per il biossido di azoto, con valori superiori a 40 microgrammi per metro cubo, seguiti sempre dalla scuola Piaggia, da Grazia e Gabbia. Archi e Grazia hanno avuto valori di benzene intorno a 2 microgrammi per metro cubo. Per quanto riguarda le polveri fine, come si diceva prima, il campionatore ha dimostrato una media nel periodo di 23 microgrammi per metro cubo, la media di quei 6 mesi. Questa è la distribuzione. Immaginate, non so se si vede la freccia, si dovrebbe vedere, la freccia è la chiesa di Archi. Quindi immaginate che lungo la costa, quindi in posizione Archi-Giammoro, c'è un primo nucleo molto intenso di ricadute di anidride solforosa, mentre invece quest'altra area è la città di Milazzo. Immaginate che il capo va in questa direzione. Quindi abbiamo due punti con le ricadute più importanti, e questa è la chiesa di Archi. L'andamento temporale delle concentrazioni di PM2,5 è tipico dei consumi di energia elettrica ed è anche tipico dell'inversione termica, che è il fenomeno che si verifica in assenza di venti. I risultati sui bambini, senza entrare troppo nel dettaglio, a cosa ci portano? Ci portano a dire che ogni volta che il PM2,5 ambientale aumenta, entro 24-48 ore i bambini sensibili hanno le loro crisi asmatiche o respiratorie. Un braccio di questo studio era relativo alla metilazione del DNA. Il DNA è stato, diciamo, estratto dalle cavità nasali dei bambini utilizzando una specie di cotton fioc. È stato inviato a laboratori specializzati che hanno analizzato il DNA. Il risultato dimostra che, sempre all'aumentare dei fattori di inquinamento atmosferico, il DNA di questi bambini aveva una alterazione della metilazione. Alterazione del DNA, della metilazione del DNA. In conclusione, è stata dimostrata una associazione fra i livelli degli inquinanti dell'aria e i disturbi respiratori dei bambini. È stato dimostrato che gli inquinanti sono una causa di malattia, in particolare di cronicizzazione dell'asma. È stato dimostrato che nella Valle del Mela la salute dei bambini può essere compromessa. È stato dimostrato che sono necessari interventi di riduzione dell'inquinamento. Questo studio si completava con una serie di raccomandazioni, ma la possiamo concludere con una raccomandazione unica. Studio fatto entro il 2008, conclusioni pubblicate nel 2009, questa era e resta un'area che va risanata. A seguito anche di questi studi e anche di altri studi dell'OMS, questa era un'area che andava risanata, andava progettato, finanziato e realizzato un piano di risanamento che non c'è mai stato. Non l'abbiamo. Questo è un dovere delle amministrazioni regionali, che per questo scopo hanno anche a disposizione fondi europei che non sono stati mai né recepiti né spesi. È veramente qualcosa di scandaloso dover dire alla fine del 2015
che in questa area non si è fatto nulla. Grazie. Ancora una volta dimostriamo che il nostro territorio è inquinato, che nel nostro territorio ci sono dei problemi di natura sanitaria. Ci preoccupa lo studio che adesso è custode tutto in da loro, perché è rivolto ai bambini, quindi il futuro delle generazioni. Sono concluse le relazioni tecniche, non so se qualcuno vuole rivolgere qualche domanda puramente tecnico scientifica ai relatori, altrimenti possiamo anche concludere l'incontro pubblico. Se è puramente tecnico scientifica, sì, va bene. Va bene. Riassunto è corretto, nessuno pretende di poter fare tutti gli studi possibili del mondo con 7.500 euro e una settimana di tempo. Quindi quello che lo studio dimostra è quello che lei ha riassunto: c'è stata una pesante ricaduta di sostanze cancerogene per l'uomo in una parte del territorio dell'area a rischio di Milazzo. Giustamente la ASL si preoccupa e va anche, secondo quella che è la sua missione di tutela della salute dei cittadini, a fare altri tipi di valutazioni, che è quello che è importante fare. Infatti io ho detto che noi lavoriamo in una prospettiva di integrazione, non di sostituzione rispetto a quanto le autorità sanitarie e ambientali hanno compito di fare. Quindi questo è il contesto. Le valutazioni di tipo causale sono tutto un altro ambito, è molto più complesso da stabilire. Le valutazioni causali vengono stabilite con una procedura molto lunga e complessa e confrontando tanti studi. Non c'è mai una valutazione causale che possa essere inferita da un unico studio empirico, quindi su questo. In effetti le valutazioni dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro sono fatte confrontando i dati della letteratura e chiamando tutti i ricercatori che hanno prodotto
queste informazioni ad una disamina del loro lavoro. Nei giornali c'è stata recentemente tutta la discussione sulla cancerogenicità della carne rossa, ad esempio, degli insaccati, è stata riportata, quindi immagino sarete a conoscenza di come l'Agenzia per la ricerca sul cancro lavora. Il problema è che i rischi subiti dovrebbero essere zero. Nessuno ha chiesto di essere oggetto di una sperimentazione in cui è stato distribuito nel territorio in cui vive delle sostanze cancerogene, e dopodiché siamo contenti nei prossimi 20 anni di andare a vedere quanti casi di tumore si verificano. Ecco, questo è francamente inaccettabile. Quindi questo studio chiede ragione del fatto che siano state misurate, pesate le quantità di idrocarburi e comunicate, questa è una della parte di comunicazione alle persone. Questa indagine è indagine partecipata, la gente ha partecipato e si è fatta anche promotore direttamente dell'indagine, perché c'è stata un'assenza di informazione. Questo non è più accettabile in una realtà, nella realtà contemporanea. Se gli organi preposti, e parlo per assurdo, non forniscono informazione alla popolazione, oggi la popolazione si organizza e si dà alcune risposte parziali. Questa è una di queste risposte parziali che la gente si è data. Qua ci sono state emissioni e diffusione nel territorio di sostanze cancerogene. Questo, quante dovrebbero essere nel territorio le sostanze cancerogene? Zero. Questo è il limite di sicurezza. Sullo studio del dottor Andaloro non è vero che ci sono associazioni statistiche. Io personalmente ho speso la parola di relazione causale tra certi inquinanti, in particolare l'anidride solforosa e disturbi respiratori di tipo asmatico nei bambini. Certamente non ci si può aspettare che dopo l'emissione di particolari quantità di idrocarburi policiclici aromatici classificati come cancerogeni dall'OMS, l'indomani o dopo una settimana o dopo un anno si veda chissà che. Le alterazioni del DNA degli esseri umani non comportano la malattia immediata. Quello che è interessante, l'abbiamo detto prima, è vedere nel tempo che cosa accade. Ma sappiamo benissimo che una neoplasia ha bisogno di anni per sviluppare, perché parte da una singola cellula alterata e ci si accorge di avere una neoplasia quando le cellule sono miliardi. Quindi immaginate quante replicazioni ci vogliono. Quindi sono anni. D'altronde, mi sembra ampiamente dimostrato in questo territorio che, così come le persone allergiche alla parietaria, nel momento in cui vanno in un campo di parietaria, hanno le loro reazioni asmatiche. È evidente, è lampante, non è che ci vuole un lavoro scientifico per dimostrare questo. Con un lavoro scientifico qui è stato dimostrato che se aumentano certi tipi di inquinanti nell'aria respirata, i bambini sensibili hanno le loro crisi asmatiche. È una cosa talmente lampante che io mi meraviglio che nel 2015 ancora ci sia qualcuno che faccia, diciamo, qualche domanda e abbia qualche dubbio. Basta ascoltare bene, capire e poi eventualmente riferire. Ma le cose sono così. D'altronde, sono talmente così che non esiste al mondo uno studio che dimostra il contrario.
buongiorno a tutti. Sono il dottore Sindoni, sono il direttore sanitario dell'ASP di Messina. Mi sono sentito chiamato in causa e quindi sono qui. Ero in effetti venuto semplicemente per ascoltare l'interessante relazione del professor Di Vigeri, ma visto che è stato richiesto il nostro intervento, lo facciamo. Niente, innanzitutto per rassicurare tutta la popolazione che le istituzioni sono presenti, sia l'ASP con le varie articolazioni territoriali, sia anche l'ARPA, i nostri colleghi dell'ARPA che sono in prima linea per quanto riguarda le problematiche ambientali, e credo che ci sia qualcuno dei colleghi qui presenti oggi. Quindi vi volevo dire, noi siamo presenti e monitoriamo la problematica e abbiamo tra l'altro messo in campo durante l'episodio sventurato dell'incendio tutte le iniziative possibili che potessero riguardare appunto le istituzioni. Devo dire che nell'immediato e poi per circa 30 giorni noi abbiamo monitorato presso le nostre presidi di continuità assistenziali, presso il nostro pronto soccorso di Milazzo, ma non solo di Milazzo, anche quello di Barcellona, abbiamo monitorato per venire a conoscenza di eventuali patologie che potessero essere ricollegabili, correlate con l'evento dell'incendio. E vi posso rassicurare che non abbiamo avuto fondamentalmente alcun problema da affrontare, se non qualche caso proprio nell'immediato. E così abbiamo provveduto anche con i nostri tecnici della prevenzione ad effettuare delle indagini, e quindi abbiamo effettuato più di 60 campionamenti presso le aziende insistenti sul territorio, e vi posso garantire che i risultati che ci sono poi stati forniti dall'IZDS di Palermo sono estremamente confortanti, perché non abbiamo trovato nessuna prova di inquinamento. Con questo non voglio dire che il problema non esiste, anzi. Con questo vi voglio dire che siamo presenti, tra l'altro abbiamo attivato delle linee di intervento per la prevenzione primaria, perché ci rivolgiamo essenzialmente a quelle, perché quando parliamo già di prevenzione secondaria il problema esiste e sappiamo che all'interno di questo territorio il problema c'è. Però vi voglio dire che anche da parte dell'assessorato regionale alla sanità la problematica è estremamente attenzionata, e tra l'altro sono quei fondi di cui si parlava prima, i fondi europei, ma del Ministero della Salute, sono investiti, tant'è che stiamo portando avanti una serie di iniziative di prevenzione primaria che riguardano anche quegli aspetti di genetica medica di cui parlava il dottore collega qui presente, tant'è che le coppie che vivono all'interno di questa comunità e comunque del territorio del Mela possono tranquillamente rivolgersi al Policlinico Universitario di Messina, con il quale l'ASPA ha inteso istituire una sorta di convenzione proprio per poter accedere alle indagini di natura genetica, che saranno totalmente gratuite per queste coppie che vivono all'interno di questa comunità. Era doveroso da parte mia, tra l'altro, riportare un dato che ci è stato fornito dai colleghi dell'ARPA circa la qualità dell'aria nell'immediatezza dell'incidente, tra l'altro sono dei dati che sono facilmente reperibili perché pubblicati, tra l'altro i sindaci del comprensorio sanno benissimo che i dati vengono pubblicati costantemente sui nostri siti, sui siti dell'ARPA, e quindi sono facilmente fruibili anche dalla popolazione. Niente, il mio intervento era semplicemente per dire che l'ASP è presente in tutte le sue componenti e che comunque il problema è sicuramente presidiato. Grazie. Io volevo dire una cosa: purtroppo sul nostro territorio
Arqua Messina lavora con grosse difficoltà e problematiche. Non hanno né mezzi, né uomini, né personale, e il dottor Marchesi col suo gruppo è da anni che lanciano appelli al governo regionale affinché venga dotato realmente la struttura di Messina di strumentazione. È inaccettabile che in un territorio ad elevato rischio di crisi ambientale l'ARPA ha solamente due centraline su 7 comuni. È impossibile tutto questo. Purtroppo a tutt'oggi, al 2015, dopo anni e anni che abbiamo la dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale, sul territorio non abbiamo né una rete di monitoraggio efficiente, né un piano di risanamento, né un piano di bonifica. Questo è il problema di questo territorio, è questo. State sbagliando indirizzo, io sono il direttore sanitario dell'ASP, non ho niente a che vedere con l'ARPA, noi collaboriamo perché interfacciamo i dati, ma lo abbiamo fatto nell'episodio dell'incendio, tra l'altro siamo stati seduti allo stesso tavolo in prefettura, perché chiamati dal prefetto che era estremamente allarmato, giustamente dico, circa le possibili implicazioni dal punto di vista sanitario e non solo in relazione all'incidente. Mi dispiace che i colleghi dell'ARPA non siano qui oggi, anche perché sì, perfetto, benissimo. Quindi possono sicuramente rispondere alla domanda che è stata fatta da questo nostro concittadino. Prego. Sì, ma io non metto in dubbio i dati forniti dal dottor Ligieri. Così come il protocollo, lo stesso protocollo è accreditato all'ARPA in Toscana a cui fa riferimento. Noi questo dobbiamo chiedere come rappresentanti dei cittadini. Credo che in ogni caso questa è una rilevazione credo indipendente, in ogni caso il professor Ligieri penso che possa dare una risposta più a termini di legge. Questo dobbiamo chiedere. Scusi, dottoressa, anzi io vorrei che questa centralina fosse a tutti gli effetti equiparata a quella che voi utilizzate in questo momento. Lo so che non lo deve fare lei, lo so che lo deve fare il proponente.
Margherita, si può accomodare sul tavolo, oppure il microfono, oppure il microfono. Non so se fa un po' di ego. Se no, vado. C'è un forte ego. Va bene. Diciamo intanto che l'ARPA, per quello che possiede le centraline, innanzitutto ha sempre mantenuto e a seguito dell'incendio si è attivata anche con il laboratorio mobile e un campionatore. Diciamo conforme a quanto previsto dal 155 che la normativa in vigore in Italia e della Comunità Europea ha fatto. I dati sono sempre stati resi pubblici e o quotidianamente vengono pubblicati sul sito dell'ARPA, oltre che mensilmente i dati vengono trasmessi ai sindaci dei comuni del comprensorio, compresi i dati di polveri e caratterizzazione ai sensi del decreto 168 sull'autorizzazione che prevede nel nostro sito la termica Milazzo, ha comunicato sempre i dati anche delle polveri e del IVA quando è stato possibile effettuarli. Intanto io posso rispondere che noi non abbiamo prontezza dei dati e fatti dal campionatore che c'è ad Archi, perché non è... Noi ad Archi, e a parte il periodo dell'incendio, non abbiamo un campionatore, quindi non possiamo effettuare un confronto. Ecco. Diciamo, dobbiamo anche precisare... Ascolti, il metodo non è ufficiale quello che prevede il campionatore, per questo forse non possono essere contestati, perché non c'è conforme al metodo di legge. No, non possiamo discutere. Non è norma di legge, non è il metodo. Poi facciamo tutti i concorsi. Scusi, solo una parola, il metodo, lo strumento, è giusto anche capire quando si parla. Il metodo utilizzato da questa centralina non conforme alla normativa che prevede il PM 2.5, solo questo. Essendo che non è praticamente uno strumento conforme a quanto previsto dal 155, non si può parlare di superamento di limiti di legge, perché la legge prevede il superamento per strumentazione conforme al 155, che prevede il campionamento e raccolta di filtro di polvere sul filtro. E non è quello. Ma questo non dipende da noi, quindi è uno studio privato, non è uno studio di ARPA. Vorrei evitare la discussione che si parli a due. No, dico, l'ARPA quando fa degli studi naturalmente ha fatto una campagna praticamente dal 21 di luglio al 6 settembre ad Archi presso la scuola elementare con strumentazione conforme al 155. Allora lì noi possiamo parlare e fare una valutazione, non possiamo fare valutazione su strumenti di cui i dati non abbiamo contezza perché non ci vengono comunicati in modo ufficiale e che non è uno strumento conforme a quanto prevede la normativa, solo questo. Dico, senza dire che possono essere giusti, non possono essere esatti o meno, non è conforme, solo questo. Scusate, ha finito lei? No, no, dico, appunto qua... Solo un'altra precisazione, noi rispondiamo sempre a quanto ci viene, quando ci chiedono dati, quando ci mandano vecchio, rispondiamo sempre. Allora, scusate, qua non è, cioè, era lo studio che è a servizio e non è contro... Allora, che l'ARPA, come più volte il direttore provinciale, ha scritto a noi sindaci e a carenze sia di personale, ma principalmente di attrezzature, è un dato certo. E nessuno qua vi accusa di niente, e anzi noi dovremmo essere di più al vostro fianco a supportare quello che voi chiedete all'assessorato, perché di questo poi alla fine si tratta. Come io qua una nota del 2013, me ne ho fatta almeno 10
al comprensorio e all'assessorato affinché i 4 milioni di euro che c'erano per il piano di trasferimento venissero, diciamo, impiegate per fare una rete di monitoraggio come si deve con delle centraline che rilevavano, che poi sono i dati che vuoi fornire all'ASP, quindi qua giustamente con quello che loro posseggono possono fare, diciamo, le campionature e gli studi sul territorio. Quindi se noi qua facciamo la guerra tra di noi sicuramente oppure volutamente magari qualcuno non si arriva all'obiettivo finale che è quello della salvaguardia della salute e consentendo a tutti di stare in questo territorio rispettando le normative che sono abbastanza già larghe a livello europeo. Quindi dobbiamo tutti lavorare per questo fine e dobbiamo tutti essere assieme e collaborare, perché questo studio, come ho detto in premessa, non è contro niente, ma è anche come diceva poco fa il Presidente del Consiglio di San Filippo del Meno, come si fa in Toscana, che può essere anche a supporto delle carenze che ci sono in questo momento e che ci sono in questo momento purtroppo nella nostra regione. L'obiettivo non dovrebbe essere la polemica, ma solo essere costruttivo e lavorare in sinergia. Perfetto, allora io direi che una cosa è certa, noi dobbiamo solidarizzare con l'ARPA, perché l'ARPA in provincia di Messina ha pochi mezzi e pochi uomini. Non è colpa dei funzionari e dei rappresentanti dell'ARPA se non possono misurare il PM2.5, perché non hanno gli analizzatori. Fanno le campagne, ma le fanno col PM10, che è altra cosa, che ormai in Europa non misura più nessuno, perché il PM10 non consente di avere la precisione della misurazione del PM2.5. Noi dobbiamo chiedere con forza che l'ARPA venga integrata in uomini e mezzi, perché se l'ARPA non misura, rende anche poco operativa la nostra ASP. Perché come dovrebbe funzionare la cosa? L'ARPA misura il PM2.5 quando avrà gli strumenti, comunica i dati degli sforamenti all'ASP, l'ASP prende i provvedimenti, ma in questo momento l'ASP è cieca e sorda, perché l'ARPA non può riferire nulla sul PM2.5. Ripeto, non è colpa dei funzionari, non è colpa del direttore, non è colpa di nessuno, ci sono scelte che sono fatte in sede regionale che sono fatte per penalizzare l'ARPA di Messina, non si sa perché. Dobbiamo spingere tutti nella stessa direzione per chiedere che l'ARPA venga messa nelle condizioni tecniche di operare, altrimenti purtroppo è vero quello che dice la dottoressa, le misurazioni fatte da altri non hanno la validità legale delle misurazioni dell'ARPA, però se l'ARPA non misura il PM2.5 dove andiamo? Dobbiamo essere anche seri. È un po' diverso. No. Perché non ci sono genitori in questa platea, ci sono pochissime persone adulte e solo ragazzi. Questo vuol dire che, e questo è il senso, perché io come cittadina e madre, parlando ogni giorno qui con le persone, sento che nessuno si lamenta dell'aria che respira, forse solo io ho il naso che funziona, l'ho fatto ancora attivo, perché sono solo io, forse che mando PET all'ARPA e al Comune di Milazzo, con cui ho avuto riscontro negli ultimi mesi e nell'ultimo anno. E tra maggio e giugno, come madre, ho avuto le mie figlie entrambe in difficoltà, perché hanno avuto crisi respiratorie proprio in quel mese di picco. Ora dico, è possibile che l'abbia avvertito solo io e quella popolazione dice che si vive benissimo? Questo mi chiedo. Non è così. Nel nostro territorio dopo decenni di nulla, dopo decenni di proteste, le persone sono anche rassegnate, non tutte, ma sono certo che sbagliate. Certo che sbagliate. Sì, è sbagliato. Certo. Io a mia figlia non posso lasciare un niente del genere. Io come cittadina devo scappare, cioè lottare non si può lottare perché non sono gli strumenti. Nessuno ci aiuta. L'ASPA alla fine, dopo un discorso del genere, mi ha messo i figli come madre e mi sento dire al culmine di una giornata del genere, dove ho messo da parte i miei figli lavorativi. Secondo l'ASP l'aria va bene, la mia no, è sana, no, 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 no
non ho detto assolutamente questo, lei mi sta mettendo in bocca delle cose che io non ho detto. Io ho detto che l'ASP è presente e io ho parlato degli accertamenti che abbiamo fatto sulle culture nell'immediato dell'incidente e non abbiamo avuto risultati, tra l'altro fatti in un ente terzo, il ZDS di Palermo. Allora, siamo i primi a dire che il problema esiste sulla Valle del Mela, sui comuni della Valle del Mela. Tra l'altro, sto dicendo che noi stiamo investendo anche delle somme importanti per quanto riguarda quelle campagne di prevenzione e tra l'altro anche per quanto riguarda la prevenzione secondaria, cioè l'intervento sulle patologie che comunque purtroppo ormai si sono appalesate. E per noi è una sconfitta cominciare a parlare di prevenzione secondaria o terziaria, perché nel momento in cui abbiamo la patologia è evidente che non siamo riusciti a fare bene il nostro intervento. Però stiamo investendo tanti soldi per quanto riguarda la prevenzione primaria con il contributo e con il coinvolgimento anche dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale, che sono le nostre sentinelle sul campo. Sta per partire un intervento per quanto riguarda l'accertamento delle broncopneumatie, ma non solo a livello pediatrico, ma anche per quanto riguarda i soggetti adulti. Speriamo nel giro di un anno di avere i dati che ci consentono di fare un'analisi dell'incidenza del problema. Quindi l'ASPA è presente e queste linee di intervento volute dal nostro assessorato regionale della sanità interessano semplicemente i comuni della Valle del Mela, perché sappiamo che il problema esiste. Tra l'altro quel documento che ha portato il dottor Andalora, che tra l'altro risale al 2009, abbiamo partecipato con i nostri pediatri, tra l'altro uno dei relatori del dottore Cusumano, ed ero presente al Castello quando è stato presentato questo documento. Quello è già indicativo che il problema esiste e che l'ASPA ne ha preso comunque coscienza. Quindi, non compete a noi la chiusura delle scuole. Non compete a noi la chiusura delle scuole. Questa è la domanda che lei dovrebbe rivolgere al sindaco del tempo. Voleva aggiungere qualcosa l'assessore del comune di Milazzo. Una cosa è sicura, sicuramente non respiriamo aria pulita, ma sapete la cosa più vergognosa che veramente vogliono fare su questo territorio? Aggravarci ancora di più, inquinare ancora di più. Mi parlano di inceneritore. Si devono vergognare, bisogna parlare solo di risanamento e invece mi parlano di inceneritore, si devono vergognare. Io in questo momento sono un politico di basso profilo, ma sicuramente come amministratore di questa città farò tutte le lotte possibili per dire basta a questa rendita. Basta! Allora, la parola adesso a padre Peppe Rifirò, che voleva precisare qualcosa. Sì, io non so se sente, sì. Spero che le cose per le istituzioni siano cambiate, ma io ho esperienze brutte e amare di tutti coloro che devono controllare, incominciare dalla Sacerdoti. Quando gli ispettori telefonavano al capo centrale, tale giorno veniamo a fare l'ispezione, tutto a posto, gli operai assorbivano, lavoravano una mangiata a pranzo e tutto finiva là. Tempi passati della Sacerdoti. Ma ho anche esperienze brutte per quanto riguarda l'ARPA. E vi riferisco a un episodio. Quando in un serbatoio di Archi c'era una fuoriuscita di petrolio, una puzza enorme, le persone là sono scappate e poi abbiamo chiesto al sindaco di vedere, è venuta l'ARPA a prendere centraline di qua, centraline di là, fare questo, fare quell'altro, non sapevano da dove riuscivo, che se ho dimorto io ve lo faccio vedere, da una casa
dopo la ferrovia, c'era il serbatoio con tutto quel piano di puzza fuori. Venite quello che c'è dentro. Ma sapete la risposta che hanno dato? Noi lavoriamo con i nostri mezzi. Di fronte all'evidenza, una cosa completamente assurda. Pensate come noi possiamo avere fiducia nelle istituzioni. Speriamo che le cose cambiano. Diceva adesso, nonostante tutto quello che c'è, faranno l'inceneritore. Se lo propongono e in continuazione lo propongono. L'elettrodotto, che nonostante poi ci siamo ribellati, sarà qui per aumentare le leucemie, fra poco appena entra in funzione. Ma poi vorrei chiedere ai tecnici e a quelli che lavorano alla provincia, non so se l'ASPA, ma vi sembra giusto che gli inquinanti devono essere in media? La media vi sembra di una cosa giusta? In un atto, in un minuto, può uscire e possa assorbire tanto materiale, se caso di me, da mandarmi all'altro mondo, durante il giorno, durante il mese, durante la settimana, durante la... La media è quella, la media è quella. Per tutto che questi inquinanti ancora devono essere più bassi di quelli della OMS, perché sono abbastanza alti, ma ci sono altri. Nella centralina di Archi abbiamo misurato che molto spesso questi picchi regolarmente superano quelli, i limiti stabiliti dalla OMS, se non sbaglio, correggetemi perché so leggere poco queste cose, ma hanno superato di molto quelli, ma non c'hanno valore. Noi cittadini non contiamo niente, contano le istituzioni, quelle che vengono pagati e mandati a servizio dello Stato. Le cose che convengono si dicono, le cose non convengono non si dicono. Ora sappiamo che per l'inquinamento i dati sono quelli che sono, e sono secondo la legge, ma la legge è a favore della salute dei cittadini o a favore delle industrie. E questi sono i problemi che poniamo oggi. Ci dibattiamo, chi dice una cosa, però il potere politico economico, il potere politico, le istituzioni devono fare una scelta profonda, non devono essere a vantaggio dell'industria e dell'economia, ma a vantaggio della popolazione più povera, più misera e che soffre. Questo volevo precisare quest'ultimo. Va bene, concludiamo questo incontro pubblico, grazie per la vostra presenza.